Benvenuti ragazzi e bentornati su Crazy Mood. E oggi torniamo su Warhammer Total War. Come avrete notato, ho caricato quel video della battaglia, in pochissimi l'avete visto. Che cosa succede qua degli agenti ostili? Quel video ragazzi rappresentava il mio ritorno appunto sul gioco, perché dovendo rifare da capo tutto sono arrivato alla fine a scontrarmi anche con il caos. L'ho sconfitto Archaon o Archaon, come si dice. E adesso non so se funziona come i capi dell'altra fazione, ovvero che può respawnare e tornare ancora più forte di prima, o se magari una volta che l'ho ucciso se ne va e non torna mai più. Adesso abbiamo una nuova minaccia, il Massacratore, perché nella mia campagna di espansione che ho dovuto ripetere, ho sì conquistato tutto il sud, come vedete tutto colonizzato, e, tutto mio. Anche la presenza degli orchi è sparita. Però, purtroppo, la parte nord... E questi chi sono? E tu da dove sei sbucato fuori? Va bene. Devo mettere un attimo ordine. Devo fare un attimo ordine. Comunque, nel nord hanno perdurato gli orchi. Gli orchi hanno perdurato. E quindi mi trovo con tutte le mie città distrutte, perché il caos giustamente è andato dritto giù senza problemi. Ha distrutto qualsiasi cosa, spazzando via i nani che erano da queste parti. Quindi adesso non so come fare. Posso muovermi? Perché dovrei andarmene alla svelta da qua, ma non posso perché mi sono già mosso prima di salvare. Quindi i miei eserciti si stanno praticamente rifocillando, ricreando piano piano, perché quella battaglia è stata durissima. Ho perso circa 3500 soldati. Fatemi togliere, ecco, la suoneria e passiamo il turno. Perché il caos purtroppo, pur non avendo chissà quali numeri... Vabbè, questa non c'è bisogno di combatterla, perché vedo comunque che l'indicatore me la dà facile. E infatti è stata una sconfitta decisiva per il nemico. Però, dicevo, il caos ha un sacco di mostri. Uccidiamo sempre tutti. E quindi quelli più le macchine d'assedio, che erano veramente tante, erano mi pare 6... 7 cannoni che continuavano a menare le mani addosso ai miei poveri soldati appietati, mi hanno veramente decimato qualsiasi cosa. Ho fatto anche l'aggiornamento del gioco e hanno inserito un paio di fazioni. Oh no, è morto. Porca, ma ha ucciso il Lord. L'ondata di sventura, l'orda del caos è arrivata in massa come una spietata marea che distrugge tutto ciò che... Anche l'ondata più feroce prima o poi si ritira. Siamo salvi. Eh certo. Ma io Arce non l'ho sconfitto. Io l'ho sconfitto. Allora... Dobbiamo sostituire il nostro lord. Attraente. Vogliamo la bonus della carica o l'ordine pubblico? Andiamo con l'ordine pubblico. Allora, gli orchi ci hanno passato. Dove sta andando Azag esattamente? Vuole andare a conquistare qua? Allora potrei metterlo a difesa del monte e aspettare quanti turni? Perché infiniti? Fucina di Gromril. Oddio. È successo qualcosa di cui... No. Me l'hanno distrutta in qualche modo? O forse è proprio stata lei quella cosa che hanno... disabilitato con gli agenti del cacchio? Fatemela vedere. Sì, i mortacci di te. Ma guarda te, oh. Guarda te. Allora, ragazzi, facciamo un attimo ordine, perché io veramente non ci sto capendo assolutamente niente. Allora, tu presidia qua. Tanto in caso possiamo arrivare in fretta. Poi qua giù io ho messo in assedio il port.
Certo, sì. Però non me lo dà come piuttosto che me lo dice. Ah, perché sono delle forze troppo forti per questo lord da solo. E non c'ho niente da mandargli, poverino. Controlliamo un attimo se ci siano riparazioni o altre cose. Allora, qua potrei fare questo. Questo non ci interessa. Questo indicatore della resistenza delle mura non l'avevo mai notato. Questo potrei. Tanto costa 6.000. Diciamo che fortunatamente rispetto all'altra campagna, qua di soldi veramente non ho problemi, ma proprio zero. Refettorio per l'ordine pubblico. Direi che possiamo andare di difese, perché dal sud solitamente fanno le incursioni con le navi, questi bastardini. Che pizza. Devo crearmi per forza un altro esercito, perché non arrivo abbastanza in fretta. Va bene, allora, loro ci hanno passato. Io però dovrei avere un esercito sano. Questo è sano. Se gli mettessi. Ah, c'era già la via sotterranea. Io mi vado a riprendere Monte Mentaccio. Deve essere ripreso. Questi due eserciti nani saranno destinati al nord. Anche perché sono comunque risorse che perdo. Ci ho giocato parecchio negli ultimi giorni, anche perché dovevo recuperare. Però io comunque non riesco ancora a capire quale sia il fattore che ti fa vincere la campagna. Ci stanno gli obiettivi di zone da conquistare, però questo mondo è fatto di nuovo. Alcuni. Ma come? Sono stato saccheggiato? Senti, come si fa a contrastare questi agenti del cazzo? Come si fa? Come faccio a togliermi le palle? Come faccio? Che palle, oh, non li supporto. Questo che sta a fa'? Che è sto indicatore, mo? Dove è andato quello con quell'esercito? No! Tu stai andando qua? Perché stai andando qua? Che pizza, che pizza, signori. Monte Ventaccio, ricolonizziamo da capo, forza. E andiamoci a prendere anche le altre. Dobbiamo riprenderci questa e Zufbar. Zufbar è una delle capitali del nord, dobbiamo riprenderla per forza. E anche Karak Kadrin, che però è caduta in mano degli orchi a quanto vedo. Le crocchie. Mai incontrate fino ad ora, non so neanche da dove vengano ste crocchie. Questo metterli in questo stato. Ah, ok. Sei turni per la resa. E sapete che cosa vi dico? Che io mi creo un altro esercito alla Rocca di Ferro. Vediamo se possiamo reclutare un lord. Sì. E gli facciamo. Un esercito come Cristo comanda. Allora, quello che possiamo spendere. Dove possiamo spendere di meno, spendiamo di meno. Per esempio, per gli archibugi, che sono una parte fondamentale del mio esercito. Barbalunga, assolutamente. Poi passiamo a sventratori, che male non fanno. E cannone, scagliarancori e
E anche non li posso fare perché ho l'edificio danneggiato purtroppo. Però quei guerrieri speciali nani, quelli con lo scudo, tutti i bardati sono fortissimi. Però ci accontenteremo anche perché 4 turni sono tanti per questo esercito, che non è neanche così grande. Vabbè, va bene così per questo momento. Monteventaccio dobbiamo ricostruirla, quindi via. Qui ci siamo già mossi e vediamo un po' lo stato. Ok, un turno. Questi tantissimi turni. Anche qua ci vorrà un bel po'. E non vedo però. Ah, il monumento di Grimnir lo stanno ricostruendo, perché è quello che ci hanno distrutto. Quindi i turni da Elinfino dovrebbero tornare normali nel prossimo turno. Anche i conti vampiro sono stati spazzati via. Non ce n'è più mezzo. Non ce n'è più mezzo. Io non so come muovermi, sinceramente. Non so veramente dove andare a sbattere la testa in questo momento. Voglio eliminare dalla faccia della terra gli orchi perché sono veramente un dito. Anche perché quel masticaschiene là, quel bastardo di un capo orco, io l'ho ucciso tante volte. Dagli il fuoco, diamogli il fuoco. Che palle, ragazzi, che palle, veramente. Non è giusto, cioè, io non posso togliergli questi qua. Io non li posso uccidere. Come si fa? Come si fa a uccidere queste merde? Come si fa? Porco due che urto. Monteventaccio ancora manca. Questi si stanno a rifocillà, giustamente. Non li posso neanche muovere. Ah, che disastro, che disastro. Allora, non so se mi si è buggato in qualche modo, non sto capendo. Io ho ricostruito la fucina di Gromryl e comunque mi continua a dire che non ho la fucina e non posso reclutare quei soldati. E mi sto alterando ulteriormente sta puntata. Ho fatto muovere il re. Almeno provo ad andare fino a qua, tentando di impedire a questo bastardo di prendersi l'insediamento. Qui dovrebbe cadere tra pochi turni. L'altra minaccia è rappresentata da questo qui. Però l'esercito, ecco, di Pugno di ferro qui è pronto e forse posso raggiungerlo facilmente. Vediamo un po' quanto ci metto a prenderlo. E devo capire ancora qual è il problema della fucina. Ce l'ho qua. Fucina di Gromryl. E se io provo a reclutare questi, altro edificio necessario, fucina di Gromryl. Gromryl. Non capisco. Non capisco. Qua che cosa succede? Devo fare l'editto. Ecco. Lui l'ha messa sotto assedio. Elfi Silvani. Vuoi un pagamento e mi offri la tua alleanza. E se io faccio una controfferta e non ti pago? Ah, ecco. Cioè, oltretutto che me io sono più potente tra i due, mi viene a chiedere i soldi e anche l'alleanza. Lo so, lo so. Danneggiate le mura dappertutto, i casini, cose varie. Ma mo te prendo, stronzo.
Lasciamo riposare ancora un turno il re. Con la marcia forzata. Eccola là. Ci piace con la marcia forzata. Bello. Lui sta andando. Questo esercito posso migliorarlo in qualche modo. No, aspetta che costano di meno. Stiamo freschi così. Però senza le armi da fuoco non siamo nulla. Bene, questo esercito è alla grande. Questo potrei muoverlo. Aspettiamo un altro turno. Questi sono appena arrivati, quindi niente. Ok, facciamo passare il turno. Vediamo se riesco a prendere quell'orco. Che poi dovrei avere anche il vantaggio della difesa. Dovrebbero esserci degli eserciti dentro la città che dovrebbero aiutarmi a combatterlo. Quindi potrebbe essere una easy win. Ma noi per... diciamo, per facilitare il tutto manderemo un terzo esercito. No, bastardo! Eh no, è questa, porco, due. Che palle, ma stai assediando, e assedia. La wag di pelle verde. Io non capisco perché si accanisce tanto sto gioco, perché si accanisce su di me? Perché ti devi accanire in questo modo? Porca troia, che fastidio, ragazzi. Non potete capire la frustrazione. La frustrazione. Allora, questi... marce forzate. Avanti. Tu, per piacere, te lo chiedo, per piacere. Lo possiamo prendere? Ok, ci tocca aspettare un altro turno. Tanto la ruba nera può resistere per altri 12 turni. Stiamo freschissimi. Ci dobbiamo sbrigare con questo, però. Dove sono finiti? Non li vedo più, dove stanno? E non vedo più l'esercito che era qua, dov'è? Ok, questo è un problema. Questo è un problema. Quello potrebbe essere un problema. Che è questo giallo qua? Porca merda. Porca merda. Quello è un problema. Quello è un problema grosso. Quello è un problema grosso, raga. Abbiamo un problema grosso come una casa. E si svilupperà nei prossimi turni. Mannaia. Come fa già a sta qua? Come fa a rista qua Arcaon? Com'è possibile che è di nuovo qua? È spawnato qui poi. Qua è spawnato, non lassù in culo dove viene. Qua, davanti a casa mia. Sì, alleanze per forza, alleanze militari, per forza. C'ho il caos dentro casa. Ecco, un altro dei miei è morto. Porca troia. Che coglioni che siete, che coglioni. Andiamoci a prendere Zufbar. Allora, vediamo qua. Ok, lo distruggiamo. E non può scappare. Incantesimo buono. Guardate la roba. No, però non voglio che se ne vada. Tocca piallo. Tocca prenderlo, raga. Potrei fare una piccola deviazione. Non me lo faccio scappare.
No, non me lo faccio scappare mai. Questo al prossimo turno cade. Quell'orco deve morire. E poi tutte le mie forze devono tornare qua. E potrei provare a portare la guerra addosso a loro. Potrei farlo. Dovrei avere le forze per ucciderlo stavolta. Che mi servono ancora un paio di turni per recuperare tutte le forze. Prendiamocela magari. Ah, non posso? Devo passare il turno ancora? No, no, non mi piace questo. Non mi piace questo. Very well. No, devo fermare quell'orco. Devo prendere quell'orco. Io non capisco perché non si possono fare delle alleanze dove tu chiami veramente i tuoi alleati e dici venite qua che c'ho gente a casa. Oh, alla grande. Uccidiamo tutti. E occupiamo. Sì, va bene tutto. Madonna la roba. Ah, beh. Ah, se sto così non lo posso. Provo questo sì. Muori. Per sempre. Yes! Fazione distrutta, non possono più tornare. Ok, adesso. Tutti. Tornino immediatamente verso la capitale. Voi andate qua. Qui va ricostruita. Tanto è buono. A parte che sto perdendo finanze. E una cosa non mi piace per niente. Voglio essere il nano più ricco dell'universo. Ancora un paio di turni. Questi non me li fa fare, non capisco il perché. Ce l'ho la fucina di Gromril, ce l'ho. Ce l'ho la fucina di Gromril, che palle, oh. Se io la costruisco qua sotto, vaffanculo, sbaggo il gioco. Ah, la faccio qua. 4 turni, vediamo se mi fa reclutare un'altra volta quei soldati. Bene, la situazione è più o meno questa. Ci siamo ripresi buona parte del nord. Non posso andare a colonizzare le province dei signori vampiri, però possiamo ricominciare da qua, diciamo per devastare le ultime rimanenze dei Pelleverde nel nord e qua su si estendono le terre del caos e non ce ne importa nulla. Devo semplicemente attendere, attaccare Karak Kadrin e spazzare via i rimanenti di Pelleverde, però qua c'è un'altra armata del caos. Vabbè, vedremo cosa succederà nella prossima puntata su nel nord. Qua intanto ci prepariamo a un ulteriore scontro contro Archaon, che ha praticamente ripreso il pieno delle sue forze. Ma anche io non scherzo, ragazzi, non scherzo per niente. Ho 4 eserciti pieni, le mie fucine stanno lavorando a 1000 per 1000. Sto piano piano riguadagnando tutti i soldati che ho perso in quella famosa battaglia. E per questo episodio è tutto da Ciccio Savo. È tutto. Ciao ragazzi.